www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Assessore Enzo Nucera, oggi 30 agosto 2013, collettiva di artisti locali, una collettiva ecco estemporanea, fatta in modo estemporaneo nel senso che non preventivata nel carnet delle manifestazioni estive. Ci dica tutto. Diciamo che praticamente una collettiva d'arte era prevista sotto la regia del maestro Petruzzella, che ha ritenuto in questa fase praticamente di rimandare una collettiva in un periodo diverso dietro la sua regia. Però io subito voglio mettere in chiaro una situazione abbastanza evidente. Abbiamo un lavoro straordinario fatto di artisti locali che hanno voluto una collettiva veramente di grande spessore. Io sono sicuro che questa sera, praticamente giorno 30 agosto alle ore 19, la gente potrà apprezzare uno dei momenti più belli d'arte del nostro paese. Espongono artisti molto importanti, perché c'è chi ha un'esperienza come Salvatore Laduca, la bravura e l'esto di Giuseppe Calafiore, e persone come Miriam, come Miriam Laduca, come Nicola Ricotta, come Piazza Salvina e anche come Franciamore e Francesco.
Ma a questi vengono aggiunti altri due artisti che mancano nel quadretto praticamente di presentazione, che è Gianni Piazza e Pasqualino Patti. E Gero Cannavella. Gero Cannavella, anche lui praticamente una persona che ha una laurea in Accademia delle Belle Arti, e questi sono i ragazzi che noi vogliamo presentare al Paese. Allora, noi questo vogliamo che trasmettere alla nostra cultura, al nostro modo di fare arte. Questa sera praticamente ci sarà un aspetto molto particolare, aspettiamo tanta gente per questa collettiva, parleranno praticamente, presenteranno questi artisti, anche Mario Ricotta, ma soprattutto non mancherà la presenza del maestro Petruzzella, che mi è stata garantita fino a poco fa. I ragazzi saranno riconosciuti nel loro impegno, nel loro aspetto, anche con un ricordo. E un'altra artista va aggiunta praticamente al carnet delle presentazioni, che è quella di Nigrelli Francesca, anche lei laureata in Accademia delle Belle Arti. Io voglio solo fare un invito al Paese, perché è giusto che questo Paese capisca che l'importanza di mettere in evidenza i nostri talenti è la fonte principale di questa amministrazione. È un impegno che il Sindaco Calà, insieme all'assessore alla cultura e al turismo e allo spettacolo, ha voluto sottolineare fin da subito insieme a tutta la sua amministrazione, perché noi crediamo nei talenti locali, che sono quelli che appunto stasera potrete osservare, potrete ammirare nei loro aspetti artistici. Praticamente anche nello spettacolo abbiamo voluto la stessa situazione, e questo ci mette nelle condizioni poi di trasmettere veramente un momento molto importante. Molto importante per quanto riguarda l'arte a questo. Io devo ringraziare una persona a me molto cara in maniera particolare, e sono praticamente mia moglie Graziella Scannella, alla quale devo riconoscere sempre un impegno. Io riesco sempre a praticamente a coinvolgermi in situazioni che mi appartengono, ma che appartengono sicuramente al Paese, che lo fa con tanto amore e devozione. E inoltre anche Anna Catalano, che come sempre collabora in questi momenti straordinari, che sono dal Natale fino ad arrivare a questi momenti di grande spessore culturale. Grazie. Quindi stasera l'appuntamento alle 20, 19, alle 19 qui in via Palermo, nella galleria Misuraca. Io a tal proposito, governatore, mi consenta di fare un ringraziamento particolare a chi ci accoglie in questo locale, in questa galleria, con tanto affetto e con tanto amore. Mi rivolgo sicuramente a Sebastiano Misuraca, il quale fin da subito ha dato una disponibilità per garantire a questi ragazzi di farsi conoscere e di presentarsi ai propri concittadini, e quindi anche a un pubblico esterno. Quindi grazie per l'impegno di tutte queste persone che vogliono che il Paese cresca anche da un punto di vista culturale. E allora stasera quali quadri, ecco, ci saranno in visione di chi verrà? Si specifica meglio la domanda, non capisco bene, ecco, il senso. Quali quadri esporrà frutto della sua fantasia e della sua arte? Vabbè, ma i quadri già sono esposti, li potete vedere, sono 8 dei miei tanti quadri, diciamo. Ho preso quelli che credevo più opportuni. Allora, per questa manifestazione. Quando ha iniziato ad amare quest'arte? Praticamente dal ventre di mia madre, da quando sono nato, da sempre, quindi è stata una passione che, anche se non l'ho potuto coltivare, diciamo, al 100%, comunque mi ha dato tanto per quello che mi riguarda. Mi ha dato tanto per come formazione, diciamo, personale. Anche se non sono riuscito, diciamo, nel mio intento di poterla esportare, diciamo. Però sono contento così, non mi importa, diciamo, del resto. Auguri. Miriam, grazie. A te la parola. Stasera i tuoi quadri qui nella galleria Misurata. Allora, io espongo una serie di quadri che sono frutto di vari periodi della mia vita, quindi si vedono degli stili diversi. La mia è una formazione artistica, anche se poi non è maturata in un'accademia, ma mi sono, diciamo, specializzata più in conservazione e restauro, quindi io alla fine espongo questi quadri, ma e sono anche molto contenta di essere stata coinvolta in questa mostra, anche se poi alla fine
diciamo che non è il mio ambiente lavorativo, ecco. Il quadro più bello che hai realizzato, che tu ritenga proprio che sia il più bello, qual è? Il quadro più bello, cioè non esistono quadri più belli, cioè un artista, sono tutti un belli. Artista in realtà sono tutti belli, poi perché comunque riprendono un aspetto particolare della propria vita o perché sono stati ispirati in una maniera particolare. Ma ce ne sarà uno? Sì, ce n'è uno. Ecco, qual è? Il quadro che ho dedicato a mia nonna, il ritratto. Perché in questo quadro, uno che è stato fatto all'insaputa del soggetto, e poi perché comunque era ispirato da parecchi anni, e poi quando l'ho realizzato è stato straordinario. Altro artista, qual è stato il primo quadro? No, le sculture. No, fondamentalmente il primo quadro è stato realizzato durante il primo anno di scuola di belle arti, quindi a San Cataldo, l'istituto liceo artistico, e il primo quadro che ho realizzato è stato la serie di Van Gogh che l'ha esposta su tela, quindi una piccola opera. Tu nell'arte, in questo tipo di arte, ti realizzi? Mi realizzerò, penso di realizzarmi, perché per me l'arte è un concetto che va oltre la materialità dell'opera, quindi qualche cosa che vada oltre la materialità per arrivare alla spiritualità. E quindi per me c'è ancora molta strada da fare, quindi mi fermo per ora a capire il metodo con cui realizzare ed esprimere la spiritualità. Volendo lanciare un messaggio ai giovani, sempre nel campo artistico, cosa ti senti di dire? Fondamentalmente quello di essere sempre noi stessi, esprimere quello che c'è dentro di noi, non avere paura. Canarella, la tua opera oggi è esposta nella Galleria Musonacca, parlaci della tua opera. Sì, diciamo che il mio lavoro ha subito un'evoluzione, no? Un'evoluzione dal carattere esistenzialista. Ho iniziato attraverso lo studio dei maestri del passato per poi arrivare a una ricerca personale, ecco, che in un certo senso traspone la materia, quella che è appunto la mia visione della realtà, dell'esistenza. Sì, tra i miei ultimi lavori c'è appunto Redenzione, che fa parte appunto del periodo, tra virgolette, dei bugiardi. Ecco appunto una ricerca che parte da un'interrogazione, no? una domanda fatta sull'uomo e sulla sua natura, un uomo appunto che non è idealizzato, ma appunto dell'uomo viene idealizzata forse la sua imperfezione. Quindi un uomo che è consapevole, ecco, dei suoi limiti, della sua imperfezione, del suo peccato, della sua bugia appunto. E di conseguenza, diciamo, l'unico momento, ecco, di salvezza e di redenzione viene rappresentato, ecco, dalla natura che qui viene rappresentata in maniera simbolica dal tronco d'albero di cui appunto il bugiardo ne assorbe i colori. Allora, sì, per ora sono coinvolto nel progetto ZAC, che è un progetto espositivo a Palermo, negli ex cantieri navali appunto della città, nella zona Zisa, quindi vicino al castello della Zisa. Un progetto che ha raccolto numerosi artisti, giovani artisti siciliani, in questo esperimento appunto espositivo. Invece ultimamente ho partecipato alla Biennale di Trapani, dove ho esposto appunto dei pezzi sempre della serie I Bugiardi. Ti dà soddisfazione, ecco, questo tipo di lavoro che tu fai perché credi nel tuo lavoro? Ti dà soddisfazione? Diciamo che in un certo senso questo lavoro coincide con la tua vita stessa, è una forma di è un modo anche di esistere, di manifestarsi attraverso, ecco, la materia, perché appunto
ci manifestiamo in vari modi, attraverso la parola, attraverso il suono, attraverso la musica, quindi, e di conseguenza anche attraverso la materia o il colore, quindi diciamo è anche un modo di vivere, chiaramente ecco, uno lo fa appunto in maniera convinta, in maniera appunto piacevole, perché appunto diventa quasi un'esigenza della propria esistenza. Auguri. Grazie. Allora, Pasqualino Pardi, stasera Galleria Misurata, mostra fotografica collettiva dei talenti mussomelesi. Parlaci della tua, dei tuoi quadri. Allora, intanto non è fotografica, io mi sono è pittura. Olio su sera. Ma niente, non c'è niente da parlare, perché sono uno scorcio di Mussomeli, quartiere di Sant'Enrico, dove io sono cresciuto, che era come se lo dovessi fare. Poi c'è la signora Lia Caruso, la moglie di Nino Lanzalà, con mio amico, quando si è sposata gli ha fatto questo regalo, gli ha fatto il ritratto alla moglie. Mentre quella globale è riferito al quadro di Adriano Pizzeo, in una praticamente si vede che è vestita in abiti medievali quando ha partecipato al corteo storico di qualche anno fa, e la mamma gli ha voluto fare questo regalo e mi ha commissionato questo ovale. Questo qua praticamente sono due cavalli in uno stagno in altura, praticamente non sono altro che i cavalli sono stati ripresi da un famoso quadro che si trova a Londra, e in questo momento non mi so bene qual è il posto dove è e qual è il pittore, però poi tutto il resto ho messo quando la mattina da Mussomeli, lo scorcio quando si scende per andare a valle, praticamente quando c'è la nebbia bassa, ed è uno spettacolo veramente particolare. Ecco, dunque ho mischiato un po' di cose locali con... Quella di questa sera, a che numero di mostre hai partecipato? Ma diverse, solo che sono anni che non faccio più, per motivi miei ho lasciato perdere per il momento, anche perché con la pittura generalmente è così, non è che si fa, ci sono le ispirazioni, i motivi e quant'altro per poter fare la pittura. Ma penso che hai partecipato a mostre anche lontane? No, lontane da Mussomeli, diciamo nelle zone limitrofe, tra Villalba, Caltanissetta, Acquaviva, diciamo. C'hai in mente il prossimo quadro? Ma no, guardi, è un dovere che dovrei fare, è un dovere, un obbligo proprio morale, quello della dovrei fare il ritratto alla mia bambina e mia moglie pure. Ok, auguri. Grazie. E allora, signora Graziella, mostra di questa sera. Ecco, manca qualche artista, vediamo un po'. Sì, manca per la presenza, perché ha avuto impegni di famiglia, Rosanna Sorce, che ha esposto tutte quelle madonnine che sono messe in fila, un'opera sua accorata, perché ci teneva tantissimo ad esporre i volti di queste madonnine, che non è solo un'espressione artistica, ma è anche un'espressione devozionale la sua. E non può essere più presente, però mi faccio io carico della sua espressione artistica per cercare di ricordare che alcune persone, anche geratamente, nel ritiro della propria casa, sanno esprimersi artisticamente in maniera straordinaria. Lo stuccificio è Ina, che ha messo a disposizione alcune opere che non sono fatte con calco, ma fatte a mano da due persone che insieme si sono accomunate per cercare di far venire fuori espressioni e statue che riguardano la nostra, il nostro patrimonio spirituale. Un sacco di cose straordinarie che questi due, marito e moglie, hanno cercato di poter realizzare con l'ausilio solamente della loro arte, della loro passione. E sono lo stuccificio Ina, sono moglie e marito. E li volevo ringraziare perché, non essendo qui presenti, perché il lavoro purtroppo ha cercato di portarli altrove, allora mi faccio io carico di ringraziarli anticipatamente prima di questa sera per
la loro opera. Vi ringrazio tutti coloro che hanno esposto qui questa sera, perché hanno messo impegno, cuore, arte e passione e anche manualità, perché ognuno di noi non ha esposto solo il quadro, ma ha esposto il cuore, ha esposto professionalità e anche professionalità. Io vi ringrazio immensamente, ho cercato di dare il meglio di me stesso, perché non ho grazie a loro. Sabrina Piazza ha partecipato altre volte a delle collettive? Sì, molto tempo fa, ma ho partecipato ad altre collettive, anche singola, ne ho fatto le mie mostre. Da quanto tempo? Dal 97, ho iniziato così per gioco, mi piace sempre dipingere, dare vita a queste tele, a mio modo, perché io non ho studiato e quindi realizzo le cose che più mi piacciono. Ma ti ha invogliato qualcuno a prendere questa strada? No, è nata da sola. Ho iniziato da sola e quindi questo è quello che so fare. Speriamo che piaccia un po'. E allora, di chi è questo angolo, ecco, della mostra che sarà inaugurata questa sera alle 19? Ci sono diverse opere. Per quanto riguarda le opere scultoree, è un presepe che è Gian Pasquale, che abbiamo fatto per volontà di Francesco Frangiamore, perché è stato il primo a volerlo, insieme a Sanuccio Mingoia, e abbiamo realizzato tutte queste strutture anche con il benestare del padre Ignazio Carrano. Poi per il resto sono delle opere che ho ripreso dopo 29 anni. Allora Francesco, questa, ecco, nel campo artistico cosa ti piace di più? A me personalmente è il presepe. Il presepe? In generale, sì. Perché da tanto che faccio il presepe, già ho iniziato da piccolo con mio nonno, ora è una passione così continuo, lo uso per occupare il tempo libero. Quindi quando viene il periodo natalizio, per te arriva il momento forse atteso. Sì, anche poi quest'anno prima del periodo natalizio fatto questo presepe pasquale. Abbiamo montato il sepolcro e poi giù la vita fino alla Pentecoste.